Ciao ragazzi e benvenuti a tutti a questo nuovo video. Come avete potuto vedere dalle immagini, oggi parliamo di torce. La True Night mi ha contattato qualche settimana fa e mi ha inviato due prodotti da testare e da provare, ovviamente in natura. Parliamo di due torce tattiche fantastiche, molto robuste e veramente speciali. Parliamo della Catapult V6 e della torcia frontale TH30. Partiamo subito con la Catapult V6. Intanto guardiamo subito il packaging, veramente ben fatto, rigido, molto molto robusto. All'interno troviamo subito la nostra torcia, la Catapult V6, con un suo foderino in velcro, molto comodo per poter attaccare alla cintura o direttamente allo zaino. Vi ho sfilato subito la torcia perché ve la voglio far vedere. Non sono il primo che fa le recensioni di questo tipo di torce, però io sono rimasto veramente molto molto colpito, soprattutto dalla qualità dei materiali e soprattutto dalla robustezza. Partiamo subito dalla Catapult V6. All'interno del packaging cosa troviamo? Questa bustina dove all'interno si trovava la torcia, un cavo USB e USB tipo C, ok, per la ricarica, una serie di ghiere che servono per il waterproof, quindi comunque per mantenere impermeabile la torcia stessa, un laccetto da polso che si collega qui in questo modo qua. Allora, una cosa che è importante è sapere anche il peso della Catapult V6. Il peso totale è di 192 grammi. È un po' tantino effettivamente per chi magari vuole tenere lo zaino molto molto minimal, però teniamo in considerazione che abbiamo un bel tubo di batteria, una 26650, e quindi comunque abbiamo una potenza massima non indifferente di quasi 3000 lumen. Quindi il peso va a influire tanto quanto poi le prestazioni della torcia stessa. Allora, andiamo subito a vedere le specifiche tecniche di questa torcia, la Catapult V6 della True Night. Intanto i materiali sono in alluminio anodizzato molto molto resistente e durissimo. Parliamo di una torcia tattica e sviluppa una potenza massima di 2836 lumen per una durata massima di 3 minuti e mezzo, cioè nella potenza più totale dura 3 minuti e mezzo. Poi ha 4 modalità differenti più 2. Allora, la prima modalità che andiamo subito a vedere è la modalità turbo. Premendo due volte andiamo in modalità turbo e quindi qui sviluppiamo il massimo dei lumen, quindi 2836 lumen, per una durata massima di 3 minuti e mezzo. Possiamo notare che in questa modalità la torcia scalda leggermente, però è anche normale perché comunque sia stiamo sviluppando quasi 3000 lumen. Una cosa importante di queste torce è che hanno una batteria veramente molto molto interessante. È una batteria di tipo 26650, 3,7 volt e 5000 mAh. Una bella bestia. Come avete visto è di facilmente smontabile. Si riavvita subito. Per ogni chiusura c'ha una ghiera e una guarnizione di quelle che vi ho fatto vedere anche prima, proprio perché è waterproof, quindi resistente all'acqua fino a 2,5 metri. Poi vedremo come si comporta nell'acqua. La buttiamo in un fiume e vediamo se rimane accesa e se continua a funzionare. Premendo due volte andiamo in modalità strobo, dove sviluppiamo 1220 lumen per una durata di circa 210 minuti.
Prima vi ho detto che il materiale è veramente molto molto robusto, ed è così perché la casa produttrice, quindi la True Knight, garantisce un impatto col terreno fino a 1,5 m, 1,80 m, che comunque non è poco. Io ho provato qualcosina in più, credo saranno stati circa 3 metri e la torcia non ha riportato nessun tipo di danno. Comunque la casa produttrice lo garantisce fino a 1,5 m. Abbiamo parlato di waterproof fino a una profondità massima di 2 metri, la distanza raggiungibile massimo del fascio di luce in potenza massima, quindi sviluppando i 2836 lumen, è di circa 750-780 metri. Quindi ragazzi, cioè, veramente è davvero tantissimo. Poi abbiamo ulteriori quattro modalità, che sono quattro modalità differenti. Ovviamente partiamo dalla più bassa, che si chiama Firefly, l'azienda stessa la definisce modalità lettura, quindi Firefly, fino ad arrivare alla modalità più alta, che è la AIG, che sviluppa circa 1417 lumen per una durata di 102 minuti. Allora, partiamo dalla modalità Firefly. Come potete vedere, qui abbiamo il pulsantino che ha la particolarità che quando l'accendiamo si illumina di blu, quindi ha un piccolo LED interno blu. Quando invece da quest'altra inserto qui lo andiamo a caricare, ok, faccio vedere che anche questa è impermeabile, quando l'andiamo a caricare invece il pulsantino si colora di rosso, quindi possiamo tranquillamente mantenere la nostra torcia sotto carica. Quindi, ritornando a noi, quattro modalità, tenendo premuto una volta andiamo in questa modalità, che è la modalità Firefly. Nella modalità Firefly sviluppa circa 0,5 lumen e ha una durata addirittura di 70 giorni. Capisco che può sembrare veramente pochissimo, ma vi garantisco che in una situazione di emergenza anche questa piccola luce va benissimo e dura comunque 70 giorni. La seconda modalità, tenendo premuto sempre il pulsante, è la modalità Low, che sviluppa circa 31 lumen e ha una durata di 86 ore. Ok. Abbiamo poi la modalità Medium, sempre tenendo premuto, che è questa qui. Iniziamo già a vedere un po' più di luce, che sviluppa circa 270 lumen e ha una durata di 9 ore, che comunque è davvero tanto. La quarta ed ultima modalità è la modalità AIG, sempre tenendo premuto andiamo a sviluppare 1417 lumen per una durata di 102 minuti. 1, 2, 3, 4, questa è la modalità AIG. Premendo due volte andiamo nella modalità Turbo e andiamo a sviluppare i famosi quasi 3000 lumen, 2836 lumen. Premendo ulteriormente due volte andiamo invece nella modalità strobo. Adesso non ci rimane che andare a fare qualche ripresa in notturna. Andiamo! Ok, adesso passiamo a una chicchetta, e cioè alla torcia frontale, sempre della True Knight, la TH30. Partiamo subito dal packaging, veramente ben fatto. All'interno la torcia stessa è tenuta da questo polistirolo, ok?
e poi subito dopo ce l'abbiamo già montata sulla fascia che, sulla fascia a tre elastici, ok, che poi andrà sulla fronte stessa. All'interno della confezione troviamo un sostegno sempre in plastica morbida, in gomma morbida, di ricambio rispetto a quello che c'è già montato. Poi vabbè, abbiamo le solite bustine, poi abbiamo il connettore di ricarica USB e micro USB, ok. Poi abbiamo questa che è molto molto interessante, è una clip che la possiamo usare anche come torcia manuale, cioè nel senso questa torcia frontale ha due possibilità di utilizzo, e cioè una frontale come adesso, la seconda se noi la togliamo da qui, la sfiliamo, ci mettiamo questa graffetta, ok, e la possiamo tranquillamente attaccare o allo zaino o alla cinta dei pantaloni. Il peso totale della TruNight TH30 è di 170 grammi. Poi vedremo ovviamente come l'ho testata all'interno dell'acqua, l'ho buttata nel fiume, l'ho messa sott'acqua, quindi comunque fantastico, la torcia rimane accesa, non ha nessun tipo di problema. Una cosa bella che mi piace di questa torcia frontale è questi taglietti qui, che possono sembrare di abbellimento ma invece hanno una funzione importante, e cioè sono dissipatori di calore. Qui di fianco poi abbiamo il pulsante di accensione, questo è in gomma leggermente trasparente. E la sua particolarità qual è? È che nel momento in cui l'accendiamo, non so se si riesce a vedere, ok, diventa di colore azzurro, quindi di colore blu, quindi abbiamo una percezione in più che la torcia è accesa. La distanza massima di impatto di questa torcia l'azienda la garantisce fino a un massimo di 1,5 metri, 1,80 metri, più o meno come la catapult. Io insieme alla catapult ho lanciato questa da 3 metri, è totalmente intatta, non si è neanche graffiata, non si è smussata, non si è sbeccata, non ha fatto nulla, non ha avuto nessun tipo di problema. Il materiale è uguale, è sempre in alluminio anodizzato. E qui abbiamo la parte dove si ricarica, quindi l'attacco ricarica, che è sempre chiuso con questa gommina, proprio per non far entrare l'acqua e quindi renderla totalmente impermeabile. Le modalità di questa torcia sono 5 più 2, in questo caso non abbiamo lo strobo qui sulla torcia frontale, ma abbiamo l'SOS. Molto importante, soprattutto molto utile in caso di reale emergenza. Iniziamo con la prima modalità, che è la modalità, anche questa, Firefly, quindi la modalità, l'azienda lo definisce modalità lettura, che è questa qui, ok. Come può sembrare, sembra, come può apparire, sembra pochissimo, però vi garantisco che per leggere o comunque in modalità notte è molto comoda, quindi quando siamo nella tenda, siamo con qualcun altro, non vogliamo dar fastidio, abbiamo qualcosa da prendere, questa modalità è davvero perfetta. In questa modalità, in modalità Firefly, la torcia frontale, la TH30, sviluppa 0,5 lumen e una durata di 32 giorni, che anche per questa torcia è veramente comunque tantissimo. Seconda modalità, modalità low, tenendo premuto,
andiamo in modalità low e abbiamo, sviluppiamo 25 lumen per una durata totale di 60 ore. Nella terza modalità, sempre tenendo premuto, andiamo nella modalità medium, sviluppiamo 130 lumen per una durata totale di 14 ore. Sempre tenendo premuto, andiamo nella modalità medium high. L'azienda ha differenziato da high e medium high proprio perché saliamo veramente tanto di lumen. In questo caso, su tenendo premuto, andiamo nella modalità medium high, eccolo qui, in questo modo qua, e sviluppiamo 352 lumen per una durata totale di 5 ore. In modalità AIG invece, l'altra modalità, 2, 3 e 4, eccolo qui, la modalità AIG, sviluppiamo 1275 lumen per una durata totale di 80 minuti. Ultima modalità è quindi la modalità turbo. Premendo due volte su questo pulsante, okay, andiamo in modalità turbo e sviluppiamo 3350 lumen per una durata massima di 1 minuto e mezzo. Ok, questa è la modalità turbo. Se invece ripremiamo, andiamo in modalità SOS, eccolo, andiamo in modalità SOS, importantissimo in una situazione di reale emergenza. C'è rimasto veramente poco da dire di questa torcia. Una cosa importante che ho notato rispetto a tante altre torce frontali che ho sempre utilizzato è che questa è davvero comoda. Abbiamo questa parte qui che diciamo ammorbidisce il contatto con la fronte, ok? Poi sul cappello, come magari la porto io molto spesso, si nota poco. Un'altra cosa importante è che abbiamo la possibilità, diversamente da altre torce frontali, di poterla girare, in questo caso, e anche in questo modo la possiamo mettere in su. Io molto spesso, soprattutto in modalità lettura, la utilizzo così. Comunque in qualsiasi momento la possiamo togliere da questa ghiera qui, in questo modo, e poterla utilizzare tranquillamente come torcia a mano, in questo modo qui, comodissima. Se poi, come vi ho fatto vedere prima, ci aggiungiamo anche la graffetta, chiamiamola così, che ti dà in dotazione l'azienda, si mette qui, va a pressione, è molto forte la pressione, ok, e quindi la possiamo mettere anche qui, per esempio, in questo modo qua, e comunque tenerla accesa. Andiamola a provare di notte.